Allora, buongiorno a tutti, benvenuti ai presenti e benvenuti a tutti coloro che sono collegati. Oggi è una giornata dedicata al sistema Classifarm e alle attività e alla sua applicazione per il settore della farmacosorveglianza. E prima di iniziare darei la parola direttamente, visti i tempi serrati, perché la giornata sarà un po' divisa in una mattinata con presentazioni, pomeriggio risposta a domande. Inizierei dando la parola al dottor Lecchini prima e al dottor Frazzi poi per un saluto di benvenuto. La parola al dottor Lecchini. Bene, grazie dottor Alborali, buongiorno a tutti. È un piacere per me essere qui questa mattina per avviare questo webinar che insomma abbiamo cercato di organizzare ovviamente insieme all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia Romagna, insieme a tutti i tecnici che costituiscono il gruppo di gestione del sistema, con alcune aspettative, insomma, di miglioramento dell'interlocuzione con i servizi veterinari di sanità pubblica, servizi veterinari delle ASL, servizi veterinari regionali e tutti quelli che comunque intervengono su Classifarm utilizzandolo quotidianamente per l'inserimento dei dati e le valutazioni tecniche che derivano un po' dall'utilizzo del sistema. È chiaro che questo tipo di appuntamenti è necessario per verificare a che punto siamo. La verifica è anche legata al poter assumere consapevolezza di quelle che sono le performance del sistema. Non nascondo che tutte le attività di messa a regime di Classifarm avvenute in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, insomma, hanno richiesto un impegno molto grande, perché ovviamente, come tutti i sistemi complessi, hanno bisogno di insomma, adattamento, registrazione, aggiornamento, interventi in scala successivi per migliorarne le prestazioni e per renderne l'utilizzo più friendly. Ora subentra tuttavia un aspetto nuovo, perché comunque il sistema diventa di utilizzo comune anche con i nostri partner, ad esempio con Ministero delle Politiche Agricole, che effettivamente ha visto in questo strumento informativo un possibile tool da utilizzare anche nell'ambito della strategia sugli ecoschemi e anche sulla possibilità di mettere a terra, applicare a livello pratico gli istituti che la PAC include e prevede. Quindi si allarga l'orizzonte, si allargano le aspettative, è necessario una conoscenza, una consapevolezza maggiore perché tutti quanti abbiano fiducia, abbiano l'impegno necessario per garantire la trasparenza e garantire un utilizzo estensivo del sistema. Che sicuramente potrà estrinsecare dal punto di vista pratico tutte le sue potenzialità solo appunto grazie all'impegno di tutti. Quindi la giornata è molto importante, vedo che l'affluenza, l'adesione al webinar è molto, molto soddisfacente, perché ci avviciniamo ai 400 partecipanti. Quindi ecco, io spero che le aspettative non siano deluse, che insomma tutti gli interventi dei tecnici contribuiscano a fare chiarezza
da domani si riesca, anche sulla base dei vostri suggerimenti o comunque degli input che possano arrivare dall'esterno, a migliorare lo strumento e a utilizzarlo in maniera più facile, più intuitiva, più familiare, più efficace rispetto appunto agli obiettivi che ci prefiggiamo. Quindi leggo l'ultimo bullet point che cortesemente tutto lo staff tecnico mi ha preparato. L'obiettivo principale è quello di rendere lo strumento performante per tutti, di supporto per le autorità competenti di tutti i livelli, i medici veterinari, i liberi professionisti e gli operatori. Questo è il messaggio. Naturalmente faremo anche delle verifiche di follow-up nei prossimi giorni. Abbiamo organizzato già una riunione il giorno 22 con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia per chiarire, insomma, anche quello che a livello di conclusioni emergerà oggi e utilizzarlo in funzione del perfezionamento futuro dello strumento. Quindi ringrazio tutti, auguro a tutti voi una proficua giornata di lavoro e vi do il mio arrivederci, insomma, alle prossime occasioni. Grazie mille e a presto. Grazie dottor Lecchini per essere, sappiamo che è impegnato si è impegnato in parecchie cose, per cui grazie per essere venuto per un saluto. Dottor Frazzi, Buongiorno a tutti, vi ringrazio il Ministero e tutti per la fattiva collaborazione continua su questa tematica. Per noi è una giornata molto importante quella di oggi, in quanto è utile anche all'Istituto riuscire a fare squadra con tutti gli stakeholder, con tutti i soggetti che stanno operando su Classifar per renderlo uno strumento veramente efficiente e utile a tutti. Il nostro obiettivo è quello che diventi uno strumento di programmazione, uno strumento di lavoro per tutti e soprattutto che sia di facile utilità. È una sfida non facile, abbiamo visto, perché richiede un gioco di squadra, richiede una fattiva partecipazione da parte dei soggetti, chi programma, chi lo utilizza, chi raccoglie i dati e chi lo gestisce. Quindi nel chiedervi una continua collaborazione per riuscire a mettere a regime un sistema efficiente, spero che la giornata di oggi sia una giornata utile che vada in questa direzione, che ci serva anche per, se necessario, fare ulteriori modifiche, ulteriori aggiornamenti al sistema. Come istituto noi stiamo dando il massimo impegno per far sì che Classifarm diventi questo strumento utile al sistema, come abbiamo detto, e spero, come diceva anche il dottor Lecchini, dato che abbiamo in essere anche lo sviluppo per quanto riguarda la nuova PAC e gli ecoschemi, quindi dobbiamo avere uno strumento che sia veramente sul pezzo e che sia in grado di dare i dati puntuali, i dati corretti e dati anche precisi e puntuali. Quindi io spero che la giornata di oggi serva a tutti per andare in questa direzione. Noi diamo come Istituto Zooprofilattico la massima disponibilità a collaborare con tutti in quest'ottica. Grazie a tutti e spero che sia una giornata utile a tutti. Grazie. Visto che la giornata è lunga, direi che è il caso che ne approfittiamo per iniziare. E ringrazio ancora il dottor Lecchino e il dottor Frazzi per i saluti. Io prima di iniziare passerei la parola a colei che con me dovrebbe un po' cercare di tenere insieme la giornata, che sarà un po' in presenza, un po' in web, un po' domande, un po'. Quindi è una giornata un po' complicata, ma vorremmo fare in modo che diventi una giornata utile dal punto di vista pratico e operativo per tutti i colleghi che ci stanno seguendo. Prima di iniziare, dicevo, passerei la parola a Loredana per un saluto. Buongiorno a tutti. Allora, scusatemi, do il buongiorno e il benvenuto a tutti i colleghi che sono
che sono collegati. Mi dicono, leggendo le chat, che però non si vede l'audio, non si vede, scusatemi, il video, e che l'audio dalla sala probabilmente è in pasto, quindi non so se riusciamo a risolvere questo problema, perché essendo un cambio molto pratico, la giornata è proprio necessario che il video sia disponibile. Adesso stanno guardando, Sì, proviamo a cercare di risolvere mentre tu fai, questo sì, ok, problema. Intanto sì, vediamo se poi aggiorniamo riusciamo dopo a su quelle che sono col video. un po' la logistica. In realtà i direttori generali hanno già detto molto rispetto a quello che è l'obiettivo di questa giornata e perché l'abbiamo voluta organizzare. I miei ringraziamenti vanno agli ZS della Lombardia e dell'Emilia-Romagna per aver esaudito, diciamo, questo nostro desiderio anche in maniera molto veloce. E il webinar in realtà ci permette questo, ci permette di arrivare prima, di arrivare subito, di ridurre un po', insomma, anche le risorse economiche, però manca appunto, insomma, come momento di condivisione importante tra colleghi. Oggi il cambio dell'evento sarà un cambio molto pratico perché in realtà appunto noi vogliamo che il programma sia performante, sia funzionante, sia utile allo scopo di tutti. Non c'è. Nel tempo stiamo raccogliendo tutte le varie segnalazioni, le varie criticità che ci arrivano e stiamo appunto cercando di migliorare il corso del sistema. Un sistema che necessariamente è un sistema che ha grandi potenzialità, ma che deve essere performante in tutto, proprio perché al di là delle attività che vengono chieste nell'ambito della vostra quotidianità, quindi i controlli ufficiali, è un sistema che è stato adottato anche dal NASA per gli ecoschemi, per il sistema di certificazione, quindi deve essere un sistema perfetto e adatto appunto alle diverse esigenze. L'evento era rivolto esclusivamente ai servizi veterinari perché nella predisposizione anche del nuovo piano di farmacosorveglianza 2023 abbiamo appunto acquisito, insomma, richiedendo anche le informazioni ai nostri referenti regionali, o per quelle che in autonomia, perché nel piano del 2022 vi veniva proprio richiesto di segnalare alle nostre mail delle criticità o degli aspetti da migliorare. Abbiamo quindi apportato e implementato il sistema e questa sarà una giornata proprio di presentazione anche delle migliorie che sono state fatte. Oltre che partire un po' dall'inizio, perché ci siamo resi conto che forse era necessario un momento di condivisione e di trasparenza di tutto il sistema, che in realtà era stato un po' affidato per quelle che sono state le attività già per il 2021. Come, diciamo, una sorta di progetto privato, insomma, per poi appunto renderlo sempre più perfetto e più efficace. Quindi è un momento di condivisione e di trasparenza di tutte le funzioni che il sistema propone. Proprio perché ormai è di grande interesse la questione delle DVD, ripeto, sempre per anche la questione dei premi PAC. Questa giornata vi vuole anche in maniera molto semplice presentare il funzionamento del sistema partendo dalle base dati, quindi ci sarà anche una presentazione dei colleghi di Teramo che parleranno un po' del lavoro di grande cooperazione che viene fatto per arricchire il sistema Classifam, perché in realtà il sistema Classifam non ha accesso a tutti i database, ma appunto a dei flussi coordinati e condivisi che gli arrivano per creare poi quelli che sono gli indicatori o appunto quindi le DVD o altre informazioni a disposizione per classificare l'allevamento sulla base del rischio. Così come una presentazione del collega Alborale su come si calcolano le DVD, come si leggono, la questione delle mediane, la questione appunto dei quartili, perché sappiamo che ultimamente, al di là, ripeto, della vostra attività quotidiana, siete stati anche raggiunti da numerose richieste, sia i colleghi dell'agricoltura, ma anche appunto i colleghi liberi professionisti o gli stessi operatori su queste informazioni. Ci dispiace perché a un certo punto abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni perché l'evento era rivolto esclusivamente ai medici della sanità pubblica, ma abbiamo avuto centinaia di richieste anche da parte dei liberi professionisti. Quindi abbiamo dovuto fare una sorta di pulizia per consentire almeno a tutti di
i dirigenti, i medici veterinari della sanità pubblica di partecipare, ma visto il grande interesse non ce la siamo sentita di escludere, i miei colleghi, quindi abbiamo anche aperto un canale YouTube che manderà avanti questo evento. L'evento, come avete potuto vedere dal programma, sarà registrato e sarà reso disponibile sul sito istituzionale, perché non riusciranno tutti i colleghi a seguire l'evento, o per un aggiornamento su alcuni punti che magari si vuole rivedere, e quindi è giusto che sia reso disponibile con una sorta di formazione collettiva. Ripeto, come si svolgerà in realtà l'evento? Nella prima giornata voi avrete una carrellata di presentazioni anche pratiche, cioè nel senso, dopo una prima presentazione ci sarà anche dopo la prima presentazione in PowerPoint ci sarà proprio effettivamente l'ingresso nel sistema per farvi vedere gli aspetti relativi sia alla programmazione, sia all'inserimento delle checklist e sia alla valutazione e la verifica dello stato di avanzamento con i nuovi bruscotti che sono stati messi online il 3 luglio. Dopo una prima fase, diciamo, sperimentale, quindi di rilascio alle regioni e province autonome, affinché appunto potessero fornirci dei feedback sull'effettivo, insomma, utilizzo dei bruscotti. E poi, non potendo dare la parola a tutti voi, vi chiediamo di inserire tutte le vostre domande attraverso la chat, così che nella vostra pausa caffè, nella vostra pausa pranzo, noi le potremmo valutare. Ci sarà un collega dietro che le catalogherà anche a seconda un po' delle macro aree di interesse, e la parte pomeridiana in realtà vuole essere proprio come se fosse un'esercitazione pratica. Quindi daremo voce a tutti voi rispondendo, insomma, alle vostre domande, anche se necessario appunto con esempi pratici, proprio accedendo al sistema. Quindi, ripeto, l'obiettivo è, cercheremo di raggiungere l'obiettivo, cioè quello anche di rispondere a tutte le vostre richieste, perché è importante che voi sappiate che il Ministero è presente anche sul territorio per il tramite appunto dei nostri referenti regionali o leggendo effettivamente, insomma, tutte le vostre richieste, e quindi non è un sistema che, appunto, purtroppo, come tutti i sistemi, deve essere un sistema in evoluzione, sempre in miglioramento, ed è questo appunto l'obiettivo di oggi. Inizierei con la prima presentazione e darei la parola alla dottoressa Angelica Maggio, che è il direttore dell'ufficio quarto della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, a cui io appartengo, che con una presentazione a quattro mani su un aspetto generale di quello che è il Piano Nazionale della Farmacosorveglianza e di Classifarm come supporto alle attività di farmacosorveglianza. Se la dottoressa Maggio ci sente, io posso presentare. Buongiorno, io sono Angelica Maggio, appunto ha già presentato la dottoressa Candela, che è la dirigente veterinaria, e sono il direttore dell'Ufficio Medicinali Veterinari. La dottoressa Loredana Candela lavora con me, è il referente nazionale per la farmacosorveglianza veterinaria, e è quella che ha quotidianamente rapporti con le regioni per questo, ed è anche quella che più ha seguito questo sistema Classifarm. È uno strumento molto importante Classifarm, è tanto più importante da quando, diciamo, è entrato in vigore il regolamento sui medicinali veterinari, che ormai è applicabile da un anno, dal 28 gennaio 2022. E perché è tanto importante? È importante perché questo regolamento ha cambiato la filosofia dei controlli, no? Prima i controlli venivano fatti su determinati numeri dati, con una determinata filosofia. Adesso il regolamento 2019-6 ha impostato la filosofia, la logica dei controlli sulla valutazione del rischio, sul rischio. In particolare l'articolo di riferimento è l'articolo 123, e non solo, ma è importante riferirsi anche ad un considerando di questo regolamento, che appunto dice la frequenza dei controlli dovrebbe essere stabilita dalle autorità competenti tenendo conto del rischio e del livello di conformità previsto in diverse situazioni.
Tale approccio dovrebbe permettere alle autorità competenti di destinare le risorse a situazioni in cui il rischio è più elevato. Ecco, prima chiaramente la vecchia invece procedura era sulla base di linee guida che erano state trasmesse con una nota del Ministero del 26 gennaio 2012. Questo principio che sembra così molto bello, no? Perché giustamente il controllo deve andare laddove ci sono situazioni più di rischio, in realtà è di difficile attuazione, perché andare a valutare il rischio vuol dire andare a valutare moltissimi elementi. L'articolo appunto 123 stabilisce diciamo alcuni dei criteri che poi però devono essere resi concreti. Quindi i criteri sono i rischi intrinseci associati alle diverse attività, perché chiaramente sono diversi i rischi, che ne so, di un allevamento di suini, di un allevamento di bovini, di un allevamento di conigli. Chiaramente questi controlli devono tenere conto dei risultati dei controlli precedenti, perché se il controllo precedente avrà fatto rilevare molte, non so, non conformità in un determinato allevamento, chiaramente si riandrà magari a controllare. Tiene conto anche di qualsiasi informazione che possa indicare una non conformità e tiene conto soprattutto dell'impatto potenziale delle non conformità sulla salute pubblica, sulla salute animale, sul benessere degli animali e sull'ambiente. Quindi i rappresentanti delle autorità competenti conservano registrazione del controllo effettuato e, ove necessario, redigono una relazione. Chiaramente anche questa conservazione delle registrazioni ora cambia. Perché mentre prima tutto il sistema si basava su una documentazione cartacea, adesso queste registrazioni sono informatiche, informatizzate, il che da una parte può sembrare che renda più semplice questi controlli, dall'altra chiaramente questi controlli devono essere letti correttamente e quindi c'è un lavoro molto delicato di interpretazione di questi dati. Classifarm quindi è uno strumento fondamentale, molto importante, a supporto della programmazione dei controlli, dell'attuazione e anche della rendicontazione dei controlli ufficiali. Questo diciamo si è già sperimentato, perché in realtà all'inizio è stata solamente una sperimentazione, col piano di farmacosorveglianza del 2021. Classifarm quindi ha cominciato a porre le basi per le nuove procedure per i controlli ufficiali, ad adattare il sistema, questo sistema nuovo, ai controlli ufficiali per quanto riguarda il medicinale veterinario, a consolidare i flussi da diverse banche dati, perché Classifarm si fonda anche sulle banche dati, non so, sulla banca dati per esempio delle anagrafi animali, su cui poggia la banca dati della ricetta veterinaria elettronica. Tiene conto dei dati del registro dei trattamenti elettronici, del registro elettronico dei trattamenti per gli animali di PA, quindi tiene conto di una serie di dati, è un sistema integrato. Non solo, ma dentro al sistema Classifarm sono state inserite le checklist delle varie specie e categorie, perché chiaramente Classifarm, essendo un sistema integrato, non considera solo le specie animali, ma anche le categorie, perché un conto è valutare una stalla, non so, dei bovini adulti, un conto dei vitelli, un conto, un allevamento di suini adulti, un conto di lattonzoli, di suinetti, eccetera. In più Classifarm va a consolidare appunto l'elaborazione delle informazioni acquisite e espone degli indicatori di rischio armonizzati. Indicatori di rischio armonizzati che cosa vuol dire? Vuol dire che Classifarm tiene conto, come dicevo prima, di tanti elementi, dell'igiene degli allevamenti, dei dati relativi al benessere animale, del consumo dei medicinali veterinari, in particolare degli antimicrobici. Quindi è un sistema che va veramente, diciamo, a classificare le aziende e anche, diciamo, i sistemi locali e regionali sulla base di tanti dati che devono essere letti insieme per poter appunto creare questa griglia che dà un'idea di quello che è il rischio di un determinato allevamento, di una determinata anche poi situazione territoriale. E sulla base di questo primo piano in cui si è sperimentato questo, diciamo, inserimento di dati che riguardavano appunto il benessere animale,
il medicinale, l'igiene degli allevamenti, ci sono stati dei primi, diciamo, risultati importanti, perché c'è stato un inserimento nelle checklist appunto sia da app che da web. Un altro risultato è stata l'uniformità, per quanto possibile, della metodologia per la pianificazione delle attività di controllo ufficiale appunto tra farmaco e benessere, compresi i denominatori per la scelta delle popolazioni da controllare, e questo è stato un lavoro, diciamo, molto delicato e anche oneroso, importante da fare. Il risultato di questa prima sperimentazione è stata anche quella di fare una programmazione locale oltre che regionale, e quella di individuare delle anomalie di flusso che all'inizio erano tante e ora, diciamo, sono in via di azzeramento, sono molto diminuite. È stato poi fatto appunto un piano di nuovo nazionale di farmacosorveglianza, dove sono stati presi in considerazione sia i dati del benessere, della biosicurezza e del farmaco, che è stato emanato, diciamo, un anno fa ormai, 3 febbraio 2022, in cui sono stati presi in considerazione 3 criteri di rischio nell'andare a valutare le situazioni. Un criterio random, un criterio invece basato sulla valutazione di rischio, quindi sulla base dei risultati che c'erano stati nell'anno precedente, e un altro criterio è stato quello chiaramente delle realtà regionali, che sono molto diverse, perché ci sono realtà, non so, dove ci sono allevamenti magari di polli, di attività avicole molto grandi, come posso pensare al Veneto, attività dove sono molto importanti gli allevamenti di suini, come può essere l'Emilia Romagna, e così via. Quindi si è andato a considerare anche quelle che sono le realtà regionali. Poi si è considerata una percentuale minima di controllo, non solo per specie ma anche per categorie animali, perché, come dicevo, nell'ambito di una stessa specie ci sono poi delle categorie che cambiano molto anche quella che può essere la valutazione del rischio, pure per quello, mi viene da pensare, per quello che riguarda il consumo degli antimicrobici. Pensiamo a quanto è delicato, insomma, per esempio un allevamento di conigli. E poi chiaramente si sono, come dicevo prima, andare a mettere insieme due sistemi informativi, di cui ora vi parlerà in maniera molto più specifica la dottoressa Candela, che non solo, insomma, è una bravissima veterinaria, ma che si occupa appunto di questo sistema da tempo, diciamo quasi praticamente da quando è nato, insieme all'Istituto Zooprofilattico Lombardia Emilia Romagna. E poi quello che vorrei ricordare è che in questo sistema, diciamo, una sua collaborazione è data anche l'Istituto Zooprofilattico Abruzzo e Molise, proprio perché è l'istituto che gestisce le anagrafi animali, un sistema su cui, dicevo, poggia il sistema della ricerca veterinaria elettronica, e quindi questo sistema ClassiFarm mette insieme la collaborazione non solo di più istituti zooprofilattici, ma anche una collaborazione delle regioni, perché le regioni ci hanno dato e ci danno, come posso dire, un sentore, cioè quello che avviene sul territorio, e anche tanti aggiustamenti che sono stati fatti, diciamo, li dobbiamo anche alla fattiva collaborazione dei nostri colleghi, insomma, regionali, che anche ringrazio, insieme all'Istituto di Brescia, insomma, all'Istituto di Teramo, che ci aiutano a creare un sistema che preservi, diciamo, sempre di più la salute pubblica, la salute animale, e che comunque pone l'Italia a un livello molto alto per quello che riguarda la veterinaria, insomma. E questo, insomma, grazie a chi ci lavora, che fa un lavoro di qualità. Ecco, passo la parola alla dottoressa Candela e ringrazio comunque per avermi fatto partecipare a questo evento, che ritengo sia molto importante per chi lavora materialmente sul territorio. Prego, Loredana, grazie. Grazie dottoressa Maggio. Io mi vorrei soffermare un attimo su questa diapositiva, perché come dicevamo all'inizio, questo è un momento di trasparenza tra noi e tra le autorità competenti, e eventualmente anche tra chi appunto è collegato poi o comunque tramite il canale YouTube a questa giornata. Come potete vedere, il piano del 2022 è stato emanato il 3 febbraio 2022, e vi vogliamo spiegare un po' anche quelle che sono le attività che vengono fatte, perché magari
questo piano non viene, cioè viene emanato con un certo ritardo e soprattutto perché il Piano Nazionale di Farmacosorveglianza 2023 non è ancora disponibile. Come si diceva, il sistema raccoglie tutte le informazioni, quindi non solo quelle delle anagrafi degli animali, quelli della REV e ora del registro elettronico dei trattamenti, ma anche appunto le informazioni collegate alle checklist informatizzate che vengono inserite nel sistema. E, che danno, diciamo, un'indicazione delle non conformità riscontrate sul territorio, così come del punteggio dell'AMR collegato appunto alla checklist. Quindi è necessario avere un tempo nei primi mesi dell'anno per poter elaborare queste informazioni e poter appunto definire quel ranking di rischio degli allevamenti. E questo è il motivo per cui anche nel piano 2022 sono state inserite delle tempistiche per l'inserimento delle checklist, che dovevano essere inserite entro 30 giorni massimo dall'avvenuto sopralluogo e comunque non oltre il 7 gennaio. Questo proprio per accelerare un po' i tempi dell'elaborazione di queste informazioni. Sappiamo tutti, e ci dispiace che sia capitato, che a inizio anno, per i diversi motivi che non stiamo qui ad elencare, il sistema ha avuto un blocco e questo appunto ha necessitato un intervento sul sistema, perché in realtà non era solo un blocco dovuto ai diversi accessi, quindi non solo da parte vostra nell'inserimento dei controlli ufficiali, ma anche gli accessi per la questione collegata sempre agli ecoschemi. Ma appunto questo intervento richiesto, c'erano anche delle checklist che comunque erano state inserite ma che avevano creato una sorta di blocco e che quindi il sistema non riusciva più a procedere. Naturalmente per l'intervento necessario abbiamo dovuto posticipare i tempi di inserimento delle checklist e di conseguenza ora noi stiamo elaborando, tra la preparazione del report e tra le tante altre di questo webinar e le altre cose, stiamo elaborando le checklist e le informazioni che il sistema sta pian pianino acquisendo. Ecco perché il piano 2023, oggi 14 febbraio, non è ancora disponibile. Sono state date effettivamente delle indicazioni ai referenti regionali di iniziare comunque l'attività di controllo ufficiale partendo da allevamenti individuati secondo la vostra quota regionale, quindi secondo i rischi che come autorità competente, quindi sia che sia regionale e locale, individuate sul vostro territorio. Avete una maggiore conoscenza sicuramente del vostro territorio. E su questo vi volevo anche confermare, perché ci sono arrivate delle richieste di chiarimento che insomma penso siano comunque poi state diramate anche al territorio, che qualora sia stato individuato su criteri regionali un allevamento che poi nel momento in cui avremo il ranking del rischio degli allevamenti invece sia nella quota a rischio, non vi preoccupate, perché anche se l'avete inserito come quota regionale, quell'allevamento automaticamente sarà rendicontato come rischio. Quindi questo è un aspetto che poi il collega Maisano, che oggi monopolizzerà un po' e ringrazio perché veramente è un tour de force oggi, insomma, in tutta questa giornata, vi farà vedere nella fase appunto più pratica dell'evento. E vi faremo anche, vi parleremo anche delle regole per la sostituzione, perché c'è una procedura che è stata inviata con un aggiornamento successivo al piano del 3 febbraio per come devono essere gestite, come devono essere comunicate le sostituzioni, quindi per quota random e per quota rischio, però in alcuni casi ci siamo visti costretti ad annullare, a non accettare la richiesta perché in realtà c'erano degli errori di fondo, quindi anche in questo caso vi verrà presentata la procedura e ciò che c'è alla base della richiesta di sostituzione. Per quanto riguarda i due sistemi informativi, ve li volevamo più che altro chiarire perché nel testo del piano 2022 abbiamo provato a chiarire le diverse funzionalità di questi due sistemi e vorremmo che sia chiaro, perché molto spesso insomma magari si può creare confusione e invece è necessario, proprio perché i controlli ufficiali nella farmacosorveglianza rientrano anche tra gli indicatori LEA, è importante che ogni controllo insomma sia incanalato nel suo giusto percorso. Quindi abbiamo Astifarm, che è il sistema appunto oggetto oggi di questa giornata,
che è il sistema che consente di inserire, programmare, inserire e rendicontare i controlli ufficiali eseguiti sugli allevamenti di specie animali da produzione di alimenti, mediante appunto l'inserimento delle checklist informatizzate. Quindi Classifarm è di supporto per i controlli ufficiali sugli allevamenti DPA. Mentre invece il sistema della ricetta elettronica, che in realtà è il sistema informativo nazionale della farmacosorveglianza, è il sistema a supporto dei controlli ufficiali su tutte le altre attività che riguardano la fase di distribuzione, la fase di dispensazione, la fase di prescrizione e, se coinvolge gli allevamenti, non deve coinvolgere gli allevamenti di DPA. Però quello che può creare invece confusione è il fatto che in questo sistema devono essere eseguite, registrate e visualizzate le verifiche da remoto, che sono eseguite in maniera anche preliminare al controllo ufficiale su tutte le attività di cui al 123. Quindi sia allevamenti di DPA che allevamenti non di DPA e tutte le altre strutture che appunto coinvolgono la distribuzione, la prescrizione e la dispensazione del medicinale. Quindi questa è l'unica differenza che potrebbe creare una confusione, ma che ripeto abbiamo provato a chiarire nel piano. Un'altra cosa importante è che, come vi dicevo prima, abbiamo monitorato il funzionamento di Classifarm. A inizio dicembre, oltre alle segnalazioni che l'IZS e l'ER e anche noi come Ministero abbiamo ricevuto, abbiamo chiesto alle regioni di fare una ricognizione sul territorio per avere un'idea di quelle che erano le principali difficoltà che voi riscontravate, oppure appunto delle richieste di miglioramento del sistema. Le abbiamo un po' qui catalogate appunto per macro aree. C'era effettivamente un problema sull'inserimento delle checklist, quindi dalla lentezza addirittura al blocco dell'inserimento, sia tramite app che tramite web. C'era l'impossibilità di modificare delle checklist una volta che sono state inserite. La richiesta di miglioramento, di semplificazione di alcuni aspetti, per esempio importante la questione del follow up, che nel 2022 era stato indirizzato con la possibilità di copiare quella checklist e poi andarla ad aggiornare solo per gli aspetti del follow up, oppure il fatto che molte checklist magari vengono compilate tramite appunto il sistema, inserite tramite il sistema, ma che il sistema non evidenzia un errore magari nei vari punti e nelle varie sezioni se non nel momento in cui si salva la checklist. Il fatto che le checklist caricate non siano visibili a tutti i colleghi che ne hanno interesse, ma solamente appunto a chi le ha inserite, che appunto la possibilità di precaricare in maniera completa la checklist, il file quindi relativo alla checklist, prima di inserire invece informaticamente tutte le informazioni, o il fatto che invece il sistema non precarica in automatico l'allevamento se individuato nella quota rischio o nella quota random o la quota regionale, quella che scegliete voi. Relativamente alla programmazione, sicuramente forse erano gli aspetti un po' più semplici, perché si chiedeva di uniformare la terminologia del sistema con quella del piano. Per le regioni che ci hanno chiesto di poter avere invece un file unico per la programmazione in tutte le specie, in tutte le categorie, in tutte le quote, perché così da avere un prospetto generale dell'attività da fare. La questione degli alert, che tanto ha generato diciamo interesse, più che altro perché gli allevamenti che sono soggetti agli alert non hanno appunto le DDD calcolate, e che quindi crea problemi anche proprio per la questione degli ecoschemi. C'era un problema che, ahimè, abbiamo riscontrato nuovamente sulla questione dei flussi, nel senso che le checklist non precaricavano in automatico i dati relativi alle scorte, e per quanto riguarda le anagrafiche delle api e degli equidi, queste non erano inserite ancora nel checklist. Molte richieste erano sulla verifica dello stato di avanzamento e dell'attuazione dei piani, e quindi dell'effettuato rispetto al programmato.
Quindi la possibilità di visualizzare lo stato di avanzamento, di visualizzare eventualmente sia le checklist definitive, parziali o quelle appunto non andate a buon fine. E, ci dicono che manca la possibilità di avere una notifica nel momento in cui i colleghi inseriscono una checklist che è un controllo che ha avuto un esito non favorevole, oppure per esempio la possibilità di scaricare in maniera complessiva tutte le non conformità o i controlli negativi. E poi appunto la questione dei cruscotti, che comunque erano già, era già praticamente un'attività che noi avevamo previsto di aggiornare e che è stata presentata prima alle regioni, come vi dicevo, in maniera per avere un'idea se erano state comunque recepite tutte le richieste che arrivavano dal territorio, per poi essere messe online il 3 febbraio. E nell'ultima richiesta appunto di informazioni alle regioni ci viene detto che ci sono delle discrepanze tra i dati nei vecchi e tra i vecchi e i nuovi cruscotti. Quello che noi vi diremo è che appunto il nuovo cruscotto fa fede. Allora, queste sono diciamo uno schema molto semplice di quelle che erano le richieste, di quelle che erano le difficoltà che voi avevate riscontrato. E oggi noi vi presenteremo anche già delle risoluzioni di questi aspetti. Ovviamente, per esempio, la questione del blocco e della lentezza è comunque stato oggetto di un intervento. Già è prevista la possibilità di modificare le checklist una volta inserite. Naturalmente, anche in questo caso, così come avviene per gli altri controlli ufficiali, inseriremo una data limite oltre la quale però la modifica in autonomia non sarà più possibile e quindi dovrete passare tramite i sistemi. Così come anche la possibilità di migliorare e semplificare le checklist, per esempio, insomma, nella modifica delle checklist è già prevista anche la semplificazione dei follow-up e ci siamo resi conto che il sistema in realtà riguardo alla questione degli errori non come dire, controllava esclusivamente alcuni punti che non erano inseriti e quindi stiamo prevedendo dei messaggi che appunto vi indicano dove è l'errore, in quale sezione. La possibilità di vedere le checklist da parte dei diversi colleghi è già un qualcosa che noi abbiamo indirizzato nei nuovi cruscotti che oggi vi faremo vedere, vi faremo fare appunto un giro molto dettagliato dei nuovi cruscotti. La questione della programmazione la stiamo valutando e anche la questione degli stati di avanzamento, quindi con i cruscotti noi pensiamo di aver in realtà già risposto ad alcune delle vostre richieste di miglioramento o di aiuto. Quindi io darei la parola finisco con questo, dicendovi che ovviamente noi siamo sempre a disposizione, avete comunque i nostri contatti, quindi in qualsiasi momento, per qualsiasi cosa, anche vi chiederei di passare tramite la regione, più che altro, insomma, per avere una contezza delle difficoltà sul territorio, la necessità eventualmente di altri eventi come questi formativi e informativi, però appunto sappiate che le porte del Ministero sono aperte e disponibili per raccogliere le vostre richieste.